Beh, forse possiamo farci, forse possiamo registrarci solamente per sta cosa. Non ci aggiungono? Mamo's Wine! Mamo's Wine! Questo fa un casino. No, aspetta, voglio mettere la full screen, perché se no non ci capisco nemmeno di cercare qua di nulla. Ok, lo userò molto, Mamo's Wine io. Silveon? Ma ci sta, ci sta. Io voglio Mamo's Wine, chi se ne frega. No, anche io. Look forward to more from Pokémon Unite in the future. Ma chi se ne frega di Caffè Mix? Infatti... Lo so, porca merda, sta laggando. Quindi non rompete il cazzo se 360p voi, perché vi invitato non guardare nessuno questo video, quindi... Cosa? Crescerà Mezzekrom! N! Ciao amore mio, come va? N con Reshiram! Madonna! Vabbè, è infatti secondo Dante anniversario, ti ho detto io. Max ed Eternatus. Eventi in corso. As well as other 2 year anniversary sync pair soon. Ok. Avrizzimo episodio. L'evento del gruppo malvagio inizia sarà disponibile giovedì 6 settembre, avrà come protagonisti i personaggi di canto. You won't want to miss it. Eh sì, è un nuovo capitolo della storia. Visto, ho letto che lo facevano io. Un nuovo capitolo della storia. Lo sapevo, ci metteranno domani per finire questo. Okay. Madonna! Minchia, con sì, comunque 3000 gemme è una summon. Lo so, però comunque di solito mi interessa 3000 cose. Next up. We have some news of finalmente. Brilliant Diamond. Oh, diamante lucente e perla splendente. Vediamo, vediamo cosa che ci dicono. Starter, ok. Piplop che prova a volare. Che cazzo ha fatto con Turtwig? Povero Turtwig. Ele boom, morto. Grande Turtwig. Ah no, è mica che novità incredibile. Ah no, ok, non erano queste. Ciao, felice di conoscerti. Ok, Nintendo Switch. Felice di conoscerti, ti do benvenuto di Pokémon. Pokémon. Sei all'inizio con Rowan. La tua personalità sta per cominciare. Sì, va bene, ma non c'è mai nulla di nuovo, quindi... Ok. Va bene. Non abbiamo il per me sarebbe bello, tipo alla... Il cappello non ce l'abbiamo, hai visto? Che gli puoi cambiare i... Credo che ce lo mettiamo dopo il cappello. Quindi ci saremo proprio. Che va bene. Okay. Sì, vabbè, mi aspettavo che graficamente fosse entrare così. Però puoi portarti dietro i Pokémon. Ok. Buono. Questa cosa è buona. Sono stati migliorati gli sprite di personaggi, perché prima facevano schifo. Sono migliorati decisamente. Però comunque quelli in Overworld mi piacciono sempre. Ok, lo spread delle mosse, ok. I bolli. Che cazzo è? Quelli che fanno vedere così liberi. Ah sì. La sala contatto che serve per. Puoi cambiare il look. Lo scambio. Ok, va bene. Ok, bello. Questo che mi piace. La super gare. Super gare. Credo che siano state leggermente modificate. Qua ti dovrai farmare. Oh, questo qui non è diverso. Dal gioco originale. Infatti, questo è tipo Pokémon. L'esplorer. Oh, questo qui. Qui ci perdiamo 20.000 anni. Infatti, io questo mi sa che me lo farmo. Ok, va bene. Ok, è diverso. Uguale, però sembra. Hanno aggiunto cose qua sotto. No. Sotto cos'è sta roba? Ah, no. Cos'è? Cos'è quella? Sono i dungeon! Non c'è dungeon! Qualcosa di bello! Oh, finalmente! Qualcosa di nuovo! Allora non è tanto nulla di nuovo! Non hanno preso quelli degli altri. Team Galassia, ok, dicevano di creare un nuovo universo. Contro i confini dello spazio. Ok, va bene. Ok. Hanno nuovi Pokémon. Dustox, non ce l'avevano. La base è migliorata. Bello lo sprite di... Madonna, sì.
tre Pokémon, Camilla, Gastrodon, ok, tempo, lo spazio, guarda, tutto si concluderà, tutto Gelge, Palkia, ora tutto si concluderà e tutto avrà inizio. Dimmi che c'è anche Giratina. Nuove forme! Nuove forme! Sicuro? Sì, perché si stanno illuminando. Se... Sì, sono nuove forme, sì. Oppure no? Sì. Oppure sì, mi sa che sono nuove forme. Perché solamente per... Mi ha convinto il come si chiama? I dungeon nel coso. E le gare, mi hanno convinto. Solo quello. Le caratteristiche principali di questi remake. After 15 years, Pokémon Diamond and Pokémon Pearl. Minchia, 15 anni. Minchia. Ok. La regione è sempre questa, questa avventura è ambientata a Sinnoh, lo sappiamo già. A land rich in nature with towering Mount Coronet at its heart. Nel sotterraneo. E le gare sembrano belle. Guarda pure gli sprite di quando lotti con i capopalestra. Ci sono tutte le... Sono buoni. And unravel the truth behind their mysteries. I personaggi che incontrerete. Noi all'inizio abbiamo il cappello, fico. Questa qui è bella. Infatti. Che mi sono il cappello. Professor researching Pokémon evolution. Ok. In più ci sono i vestiti diversi. E questa qui è una cosa molto interessante perché ti dà la possibilità di, diciamo, acchindarti un po'. Guarda, al rivale penso che lo vorrei anche evitare. Beh, infatti, anche io. Però questo è uno degli unici rivali che può ancora starci, ecco. Sono sempre interessati a... anche in quinta gen ci stanno i rivali. Sì, sì, sì. Questa stessa fa lo schifo. Hope no, se lo guardi bene è un rivale. No, dai, non è un buon rivale. Hope, se lo guardi bene, è un buon rivale. Le persone non sono insultato troppo. Non è un rivale brutto. Ecco, questa è molto bella. Sì, i voli non me ne frega un cazzo, non li ho mai usati in vita mia. You can participate in a number of activities, such as digging up. Questo qui ci stiamo 20 anni, ed è sicuro come loro. Infatti. Noi siamo solamente qua dentro. Inoltre sono stati nei rifugi di Pokémon, ok, che non esistono in Pokémon. Ok, questi saranno molto belli. The Pokémon that appear in the Pokémon hideaways will change depending on which statues you have placed in your secret base. It seems that some of the Pokémon in the Sinnoh region can only be found in this place. So be sure to fully explore the grand underground spread out beneath the surface of Sinnoh. Interessante, questa cosa che mi piace. You can use the stickers you collect on your adventure to customize the effects that appear when Pokémon spring out. Non è che perché sono già incrementati fin dall'inizio. Interessante, sono già dall'inizio. Various locations along your journey and decorating with them, you can make your Pokémon battles even more fun. Poi one new feature that was not available Pokémon Pearl. Is the ability to change your outfit. Perfetto, io per queste cose, per questa carriera che è nata qui, giocherò con entrambi i sessi. Solo per questa cosa qua. Perché voglio vedere come sono i costumi e non voglio vedermelo su YouTube. Voglio vedermelo da me. Quindi gioco pure da maschio e poi probabilmente con un secondo profilo pure da femmina. Ok, le gare sono interessanti. È vero, la sera contatto che qua cambierete i Pokémon e cose così. Ah, ci sono anche le lotte. Sì, però comunque tramite la sera contatto è un passo indietro. Infatti, sarebbe bello tipo al passo con il passo. Questa cosa qui già me la fa acquistare. Infatti, perché è già da mo' che non lo fanno. E questo sì che dà un voto in più a questo gioco. In più è meglio che non ci stiamo guardando così, perché almeno non ci guardiamo le idee degli altri, ci guardiamo le nostre idee. Infatti. Ma io di tutto e in tutto spero che ci sia una parte con Giratina. Si spera, però non lo so. Non l'hanno ancora annunciata. Forse è una. L'attesa si fa sempre più trepidante.
Sì, potrei prenderlo però. Pensare l'uscita di questi giochi sarà disponibile. Madonna. Una versione light di Pokémon. La console bellina. Ah. Ci sta. Ah no, delle. Sì, è la light. Sì, però è bellina, ci sta, è carina. Mi piace. Ci sta, ci sta. Non lo prenderò mai perché che cazzo, però. Ci sta, ci sta. It will be available to purchase beginning November 5th, 2021. Look forward to it. Next, we have some ok, con informazioni di leggende Pokémon. Ok, questo sarà mi interessa il centro. Molto vediamo, fatti. Vediamo come è messo adesso. Okay, tre starter. Sai già chi. Allora, letteralmente, hanno preso i miei tre starter preferiti, li hanno messi lì. So già che prenderai te. Sì. Io prenderò quello di tipo acqua, stronzo. Io prenderò quello di tipo erba perché mi piace più Decidueye. No, io prendo la missa Samurott. Io mi sa più Decidueye. Vediamo. Ok, ok. Ok, hanno messo pure i suoni, che bello. Ok, un Poké Park. I prezzi sono leggermente migliorati, mi sembra. Graficamente ancora qualche problema, ma... Io mi sa che lo prenderò solo per il ricordo di Poké Park per adesso, eh. Graficamente è migliorato leggermente. Ma che cos'è quello? Una nuova forma, ecco. per Stoutler. Guarda. Ok, va bene, sono le persone che sono in giro. Come detto, graficamente è ancora un po' indietro, però. Sì. È uguale a Cyrus, quel tipo lì. Lo so. È uguale, identico. Ok, aspetta. Ok. Quindi i Pokémon si accorgono della nostra presenza. Ok. È tipo un Pokémon. Molto bello. Pokémon, ok. I Pokémon sono lì, sotto, vedi. Questo qui è diverso, sto Growlithe. Infatti. Ok, va bene. Nuove animazioni per la Pokéball. Oh, che fico. Dei paesaggi per cui fermarsi, delle rovine. Ok, rovine significative. Altre rovine. Ti puoi buttare. Quel Pokémon lì è. E poi. Oh, Madonna! Madonna mia, che bello il volo! E sto Pokémon qui non c'era. È nuovo. È Braviary con la maschera. Che cazzo? Cos'è sto Pokémon? Cos'è quello? È Stoutler con nuove. Madonna. Ok, va bene. Ok, bellissimo. Professore, guarda Cyrus, quello lì dei Ursa. No, ci sono i Pokémon incazzati con la vita. Pokémon è così spaventose. Oh. Ok, ma ci faranno danno anche a noi. Ti fanno male! Ti fanno male i Pokémon! Ti vengono addosso! Tecnica potente. Tecnica rapida. Li puoi catturare con delle Pokéball. È Mega Ball, è una Mega Ball. Minchia, cos'è sta roba? Ok, Growlithe. Puoi buttare giù gli alberi. Puoi planare. Saltare. Minchia, guarda, puoi evitare i colpi, che figo. Non siamo entrati in un anime, cazzo. Oh, cos'è quel coso? Cosa? C'era un alberone gigantesco in cui c'era davanti il tipo. Oh, aspetta, non è ancora finito. No, che è finito. No, le immagini non sono finite. No, aspetta, non è finito. Vabbè, dall'anime. Questo è anime. Queste qua non sono tratte dal gioco. Arceus. No. Il coso degli inizi. La copertina presente. Ah, ok. 28 gennaio. 28 gennaio. Troppo presto, mi sembra. Ancora molte cose da rivedere. Graficamente deve essere rivisto veramente tanto.
Let's take a closer look at some Però se ci danno da fare in questi mesi ce la fanno, eh. Hanno ancora 5 mesi. Hanno ancora 5 mesi. Filippo, il gioco ormai è già finito. Le ombre. Devono sistemare un pochettino ancora alcune cose. Gennaio è troppo presto. During a long ago era when it was rare for people to live in harmony alongside Pokemon, Mount Coronet towers over the center of the land, with sprawling, diverse. Ah, quello è il Monte Corona. Surrounding the mountain on all sides. Sì, però la regione non, si chiama ancora Sinnoh. Ho notato che è un nome diverso. Usui, sì. This land of Hisui will come to be known as the Sinnoh region. È la regione di Sinnoh, il nome antico della regione di Sinnoh. Infatti. Ah, ci sarà il Team villaggio Galassia. E il Team Galassia. La base partita di questo villaggio sarà il movimento del villaggio Giumilio. Il villaggio costituisce anche la sede centrale del Team Galassia, un gruppo di persone giunte in Zui per diverse. Il Team Galassia sono quelli lì. Il Team Galassia è costituito da varie persone. Il Team Galassia sono di due alleati, sto coso qua. Beh, buono. Mi sembra di aver capito. I membri del Team Galassia. Sono studi tecnologico. Sì, sono tuoi alleati, il team del Team Galassia. Sono buoni, per modo di dire. All'inizio. Scommetto che succederà qualcosa dopo. Questo qui è un antenato di Cyrus. Qui è un'antenata. È una femmina. È un'antenata di Cyrus. Commander Commodo oversees the entire galaxy team. Questo qua è il supervisionatore. Questo qua è il super protagonista. Sì, il super big capo. Cattivo. È il momento di partire. Compito della squadra di ricerca di osservare e catturare. Ok, noi siamo parte di questa squadra di ricerca, quindi noi siamo del Team Galassia. E noi catturiamo i Pokémon per darli poi a lui. Guarda la regione, guarda tutte le zone! Un po' mi triggera. Ah, te le puoi craftare! Oh mio Dio, no! Sto gioco qui è bellissimo, perfetto. Qui ci passiamo 100 anni. No, pensa se c'è l'online. Posso perdere i sensi. Ma che cazzo di gioco è? Madonna. È un survival. Ma che cazzo di gioco è? Cazzo, finalmente qualcosa. Sono anche delle mini quest. Pokemon live all over the place. Get close to them and aim carefully. E avvicinargli sì. Interprendere la mira e non cerchi la Pokéball. You'll find that not all species of Pokemon react the same way. Madonna mia, questo gioco qua. Pitufo. Madonna, è troppo carino. They hide in tall grass when you approach them. Aggressive Pokemon, on the other hand, may need to be weakened in battle. There are a variety of tricks to catching them. No, vabbè, Madonna mia. Madonna. Oh, ci sono pure le altre Pokémon nella regione di Yusui, come che sono? Per pescare un'altra Pokémon selvaggia bisogna fare Pokemon, che lanciargli una Pokémon al continente uno dei propri Pokémon. A seconda della velocità delle mosse che usa. C'è una diversa velocità delle mosse, vedi? La tecnica si utilizza, la tecnica potente, la potenza della mossa aumenta. Ma l'ordine delle azioni del Pokémon rallenta. Usando la tecnica rapida invece la potenza della mossa diminuisce. Ma l'ordine delle azioni si accelera. Ma che figata! Quindi più forte è, meno veloce è. E meno veloce è, più forte è. Infatti. Ma che figata! E poi perché metti calmamente su quella è la cosa che mi dà fastidio. Perché metti calmamente su Lucario? Il Pokédex. Una volta che si farà rapporto al professore seguito nella spedizione, le informazioni raccolte verranno aggiunte al Pokédex. È possibile progredire nella ricerca del Pokémon, quindi dobbiamo anche osservare le mosse che fanno. Il
i Pokémon della regione di Isuri. Ora vi presentiamo con i Pokémon che vivono nei rigogliosi ambienti naturali che caratterizzano la regione di Isuri. Nei rigogliosi ambienti che caratterizzano la regione di Isuri, cioè abbiamo questi sono nuovi Pokémon, Weedeater, Pokémon con le corna particolare, vuol dire se evolve da uno Stunler che si è adattato agli allora l'evoluzione di Stunler. Un legame molto forte allora con avevo le ragione di questa io. Regione, le quali sempre è stata trattata con cura rispetto dai tempi dei più antichi. Dai, quindi, questo qui è un Pokémon che sembra veramente bello. È veramente bello sto Pokémon, mi piace. Vero. Forse la faccia un Basculation, che mi sa che è l'evoluzione di Basculation. Riesce a nuotare con incredibile potenza. Nella regione di Isui, Basculin può evolversi in Basculin. Sì, infatti, lo stavo per dire, è l'evoluzione di Basculin. Si avvolge degli spiriti simili. La faccia facendo parte della stessa manco valuto durante la resetta delle frecce. Madonna mia, questo qui è un Pokémon bello, mi piace. È bellissimo. Mi piace questa evoluzione. In questo tempo possiamo trovare anche dei Pokémon che hanno sviluppato forme regionali adatte a sopravvivere agli abitanti di Isui. Abbiamo Brevi di Isui e Growlithe di Isui. Non ci saranno solo questi, lo sai, vero? Lo so. Ok, di tipo psico volante. Growlithe di Isui, questo Pokémon è proprio simile alla forma di Isui e Growlithe. È un Pokémon molto difficile. Che mi sembra normale fuoco. Normale fuoco per me. È in grado di trattenere il calore. Permette di essere allora più vivace, sì. Persino in questa gelida regione. Sebbene il corno che sul capo si era. Ah no, è roccia! Tipo roccia! Roccia fuoco! Roccia fuoco! La vera chiave di questa storia è Arceus. Ma quale sarà la connessione tra questo Pokémon e la vostra avventura? We hope you look forward to finding out on the day when you can finally meet the people and Pokémon of the Hisui region for yourself. Questo gioco, nonostante graficamente non mi faccia impazzire, mi sembra bello. Anche per me. Those were our latest updates on these new entries in the Pokémon series. E questi sono gli ultimi aggiornamenti. Ma cosa? Allora, io come detto, Diamante Lucente per Splendente li prendo in sconto se li trovo. Arceus invece lo prendo. Anche io. Lo prendo a full Arceus. Arceus lo prendo a full perché mi ispira. Ed è strano. Compatibilità in arrivo. Keep an eye on our upcoming announcements for further details. As for the ranked battles that so many of you continue to enjoy, these will take place. Ci terranno in Pokémon Spada e Scudo come di consueto. We hope you all have fun participating in even more competitive. No! No, è normale perché non ha senso che ci siano lotte competitive e gli altri cose. We hope you're looking forward to all the exciting Pokémon adventures to come. Thank you all for tuning in and watching. Comunque io penso che un online non permetteranno in Arcane Legend per forza, devono per forza metterci qualcosa. Ed è finito così. Beh, onestamente. Beh, allora. Sì, è finito. Mi è piaciuto. Allora, iniziamo dall'inizio. Io Pokémon aspetta Unite. Aspetta un secondo. Ok, Pokémon Unite. Allora, Bellissimo. Bello il fatto che con le registrazioni puoi tenere un Pikachu fico. Che sì, tipo Pikachu femmina con i vestiti, quelli tipo rock e cose così. Sì. Poi molto bello il fatto dell'annuncio di Manoswine e di Sylveon. E anche quello di Sylveon. Che, allora, ti non dico, lo so. Sylveon non mi fa impazzire. Nemmeno Mamoswine mi fa impazzire. Mamoswine anche a me mi fa impazzire per davvero. Mi sembra che spero che sarà un bel Pokémon. Poi invece parlando invece di Pokémon Caffè, non mi interessa onestamente. Nemmeno me. Andiamo su quindi Master, il fatto dell'annuncio di N è molto interessante, mi piace molto. Vero. È molto interessante per davvero. Per davvero, ma madonna mia, veramente bello come annuncio. Voglio vedere come lo gestiranno. Però appunto, e poi la nuova parte della modalità storia con i cattivi delle altre regioni. Con il cattivo, con Giovanni come villain principale. Con Giovanni, però, se vedevi dietro c'era Gecis. Sì, ci sono anche gli altri capi. Sì, ci sono anche altri capi, c'è anche Guzman, Rose, Gecis, c'è N dietro.
Questo... Oh, N no, non c'è. No, allora chi è questo Avevo qua? Visto. Allora chi è questo qua dietro? Quale? Ce n'è uno dietro Vecis, guarda bene. Dietro Giovanni, guarda bene. Non so, non si capisce bene chi è questo. Non mi fa andare avanti con il video perché sennò... Questo qui è... Non capisco neanche chi sia questo. Questo qui è... Cyrus, Samina, Elisio... Allora, c'è... vabbè... No. Che cazzo? No, ci sono due persone che non riesco a capire chi sono dietro di lui. È quello della sesta gen. No, Elisio l'ha già detto. Guarda dietro Giovanni. Che sono i personaggi che sono dietro Giovanni? Mi sembra Blaine... No, aspetta, sono Max e Ivan. Max e Ivan forse sono. Però non si capisce. Sì, sono Max e Ivan, perché uno si tiene gli occhiali e l'altro ha le cose. Sì, sono Max e Ivan, però non si capisce, non si capiva molto bene. Li hanno messi un pochettino male come sprite, non si capiva bene. Sì, allora, sono Max e Ivan perché Max ha i capelli in quella maniera lì. Sono Max e Ivan, buon, perfetto. Sì. Ho capito, ok, va bene. E quindi sarà lui con... Poi, vabbè. E più è Giovanni Rainbow Rocket. L'organizzazione per gay, no, mi dissocio. E quindi sarà un episodio, diciamo, interessante, vedere cosa che combineranno in questo episodio. Probabilmente ci sarà, probabilmente le cose che ci saranno il team Rainbow Rocket che farà qualcosa. Avremo probabilmente, come si chiama, il tipo. Avremo probabilmente il secondo torneo di Pokémon coso, no? Sì. L'evento è probabilmente, quindi da questa cosa qui probabilmente secondo me inizieranno a fare una trama un pochettino più interessante per Master, e onestamente ci sta. Voglio vedere che cosa combineranno con questo team Rocket che farà queste cose qua, vediamo cosa vogliono fare più che altro. Spero che sarà bello, perché il Team Break faceva cagare onestamente. Infatti. Perfetto, andiamo al prossimo Pokémon Go. A me non... Vabbè, Pokémon Go io lo reputo interessante, però vabbè, tu non ci giochi. Poi c'è Pokémon Diamante Perla lucente. Allora abbiamo cose che sono interessanti. Allora gli sprite della lotta sono migliorati tantissimo e mi piacciono. E quella che non mi piacciono sono quelli Overworld. Sprite Overworld. Sì, dell'Open World. Dell'Overworld sono una merda, bruttissimi. Però dentro la battaglia sono bellissimi. Mi piacciono tantissimo. Sì. Hanno migliorato tantissimo le cose, perché prima si notava che erano brutti, no? Gli sprite. Adesso ci sono ben dettagliati, belli tutti quanti. Poi, per quanto riguarda i bolli, non mi interessano moltissimo, ma poi abbiamo le gare show. Quelle sono interessanti, mi sono piaciute veramente tanto. Poi i Pokémon che ti seguono. Sì, infatti, i Pokémon che ti seguono. Qui nelle cose del... come si chiamano? Nei sotterranei ci perdiamo 100 anni. Sì, infatti. Perché più o meno io penso che acquisteremo nello stesso periodo io e te. Sì. Quindi, poi il cambio di vestiti... Sì, finalmente i vestiti mi piace. E all'inizio non abbiamo il cappello. Infatti. Questa è una cosa da ricordare. E più il Team Galassia che sembra essere che sembrano fatti veramente bene, e hanno dei Pokémon che non sono sempre i soliti, sembrano un pochettino diversi. Hanno delle squadre e adesso si passa a Pokémon Arceus. Prima direi allora. E in più la possibile nuova forma di Alga e Palkia potrebbe essere. È vero. E in più, secondo me, ci stanno ancora nascondendo qualcosa. E però, un passo indietro non è con la sala contatto. Sto qui una cosa da ricordarsi. Infatti. Un passo indietro. Allora, quindi, prima confermo, di tutto. Io sto gioco qua, lo voglio acquistare con... Sì, anche in sconto, per forza. Sto qua in sconto. Prima sì, anche io. Invece, per quanto riguarda il... Pokémon Arceus... Allora, iniziamo con... Stile vecchio giapponese, lo amo. Anch'io. Il Team Galassia che ci aiuta, bellissimo. È una chicca. Una chicca bellissima. E in più forse si spiega anche perché il Team Galassia ha degli edifici giganteschi a Sinnoh. È vero. Perché è vero. In tempo antico aiutavano, erano dei buoni. Infatti, loro sono un'azienda che fa cose, diciamo, tecnologiche, buone. No? Robe tecnologiche fanno. E sviluppano più che altro roba tecnologica, quelli di Team Galassia. E quindi sono un'azienda che porta avanti le cose tecnologiche.
è un'azienda di sviluppo, Poi eh. E quindi ha la senso che. scelta Aspetta, degli aspetta, aspetta, starter. aspetta. Ha senso che quindi il Team Galassia siano all'inizio erano dei buoni. Solamente con l'arrivo di Cyrus sono stati corrotti. Con l'arrivo di Cyrus. Ma prima era un'azienda Vero. benevola il Team Galassia, secondo me. Con loro sono stati Vero, corrotti. Questo qui è quello che è successo. Poi invece. vero. Infatti, quando Cyrus va via per sempre, cosa fa il tipo, quello che adesso è il capo? Decide di tornare al vecchio Team Galassia, quello lì che era buono. Quello lì che sviluppava perché Saturno, era Saturno, giusto? Non lo so. È il maschio comunque dei tre generali. Sì. Diventa lui il capo. E quindi lui prende in mano la situazione. E lui decide di tornare al vecchio Team Galassia, quello lì che sviluppava tecnologie. Invece, per quanto riguarda invece Gli gli starter starter sono hanno interessanti. preso i miei tre Pokémon preferiti di tutte le Sì. regioni e quindi Comunque. sarò indeciso in tutti gli starter In più, perché sì. Sì, ho io capito, ho sono un amante capito. di Typhlosion, sono un amante di Decidueye, sono un amante di Samurott, ma porco E due! comunque, cosa interessante è che è un survival molto interessante, Sì, è vero, molto bello. survival. Il fatto che puoi subire danni, quindi puoi svenire anche te, solamente non so Puoi se farti i craftare Pokémon. le Sì, puoi Pokéball. far cazzo bellissimo, puoi guardare Poi, bello, ho visto l'antenato di Cyrus, quella donna lì è per forza antenato di Cyrus, ha i capelli uguali, ha lo stesso sguardo. Secondo me, lei combinerà qualcosa, quel personaggio lì. Anche per me. E poi alla fine del trailer si vede un albero. L'albero Non che. so che albero sia, però mi ricollega un attimo a un. Vabbè, non mi sembra così tanto l'albero di ottava gen. Però Cioè. devo dire che un pochettino sembra quell'albero lì, Forse in qualche maniera c'entra, forse in qualche maniera si ricollegano in qualche maniera. Poi la mappa della regione è diversa da quella di Sinnoh che conosciamo. Infatti, sembra quella molto di The Legend of Zelda. Perché infatti è una regione antica, non è ancora stata colonizzata del tutto, con tutte le cose che hanno fatto. Quindi è la regione di Zuyura come ora. E in più, Sì. il capo del Team Galassia è una persona che non mi sembra di aver mai visto, il capo del Team Galassia. Nemmeno io. Vediamo un attimo. Il capo del Team Galassia, fammelo osservare. Non mi sembra. No, non, a me non mi ispira nulla, cioè. Ma mi sembra di aver già visto quello sguardo. Aspetta un secondo. Boh, non lo so. Aspetta un secondo, fammi un attimo vedere una cosa. Poi vabbè, il professor Lavel. Aspetta un secondo. Sì. Aspetta, è Mi il. ricorda Rowan. Mi ricorda Rowan. E Sì, infatti, mi ricorda Rowan. se fosse un antenato di Rowan? Soruan si È un chiama, antenato di infatti. Rowan, secondo me. Lo sai? Mi. È un antenato di Rowan. Beh, allora a sto punto. Qui succede. Questo qui è un gioco che hanno. Che. No, no. Sto gioco qua che hanno. Ci hanno lavorato sulla Ci hanno storia. Questo lavorato sulla storia, è è un brutto. gioco dove hanno lavorato sulla storia. Sulla storia, esplorazione. Questo scalino può essere messo, non dico alla storia di Bianco e Nero perché quello è al primo posto, però si può mettere al terzo posto, Se ecco. per caso si lavorano bene sulla storia, questa qui potrebbe essere una bella trama con dei bei Potrebbe essere Pokémon. uno dei Pokémon più belli della storia, Sì, se per caso ci lavorano per bene. la Allora, trama. come detto, tutto quanto bellissimo, grafica un po' così, però onestamente io vedo la grafica, me ne frego il gran cazzo, mi interessa fino a un certo punto. Se il gioco è bello, la grafica chi se ne frega, onestamente. Poi Pokémon in grafica non è mai stato No, ma avanzatissimo. comunque mi piace un po' Sì, della la grafica. grafica non è brutta, semplicemente è indietro ad altri giochi, è indietro tipo a Legend of Zelda, ma è normale, Pokémon. Graficamente, bisogna ammetterlo, è sempre stato indietro in confronto ad altri giochi. Quindi. Infatti, infatti. Poi la cosa che se tu la fai veloce, corri addosso ai Pokémon, loro scappano o danno alcune reazioni,
Anche quello è molto bello. Oppure le mosse che puoi farle normalmente, che fai negli normali, velocemente, in poche parole, tu fai le mosse più velocemente, quindi O fai specialmente. più mosse, e poi la versione forte che fai le mosse più forti, ma sono più, ma ci metti di più a farle, perché devono essere caricate. Sembra anche quella lì una cosa veramente bella. Poi il logo del Team Galassia è diverso da quello che conosciamo oggi. È parecchio diverso. Sì. Probabilmente si è evoluto col tempo. Infatti è diventato un logo Poi oversimplified. Aspetta, pensaci. È diventato un logo che poi oversimplified. Il meme. davvero Bellissimo. Poi Pokémon nuovi. che poi Pokémon nuovi tipo l'evoluzione di Masculine, Quello è veramente bello, mi piace un botto. Chiunque dice che non poi sia così l'evoluzione lo di uccido. Stuntler. Sì. Poi le forme Isui, ovvero le Chiunque forme dica che sarebbero che le forme l'evoluzione di Sinnoh. Stuntler o l'evoluzione Le forme di Sinnoh vabbè, abbiamo, poi. le forme Usui di Braviary, che è diventato Pokémon di tipo E psicovolante, invece è la e forma di Growlithe che è Growlithe. diventato roccia fuoco. Ok, va bene, l'ho già detto, sta Ma roba qua. ti immagini Arcanine? Arcanine che cosa diventa? Diventa un alano. Bisogna vedere, poi vedremo. Comunque, come detto, allora, sto gioco qua io l'ho acquistato Day One. Anche Mi io. faccio il regalo di compleanno anticipato io. Posto che l'8 febbraio me lo faccio fare io. Io mi faccio due regali di compleanno. Invece per quanto riguarda Diamante Perla, ve lo prenderò a novembre, probabilmente, quindi faccio fare, che ne so, il regalo di Natale anticipato, no? Che poi guarda un attimo, se ci pensi. Diamante Perla, Lucente, ok, va bene. Saranno dei giochi così, va bene, che riprendono Pokémon Diamante e Perla, Sì. no? Però non ti immagini un Pokémon Diamante splendente e Perla lucente senza un DLC con Giratina? Sarebbe un pochettino triste. Secondo me. Dovrebbero metterci un episodio speciale, che ne so. Un episodio speciale dedicato a Giratina ed Arceus, Infatti, che ne tipo so. Pokémon Eh Rubino sì. Omega Zaffiro Secondo Alfa, me ci che c'è sarebbe bene un episodio l'episodio dedicato sia Delta. ad Arceus che a Giratina. Perché dedichi l'episodio a Giratina perché le persone lo vogliono. E dedichi quello ad Arceus per No, introdurli. vabbè, Arceus ha già il gioco E a no, però lo parte. fa per Arceus. Però Un Giratina ci sta. breve evento speciale ad Arceus. Per introdurre le persone al Pokémon Legend Arceus. Così le introduci per bene. Perché ne so, È vero. gli dai dei misteri tramite Arceus. Con il gioco di Diamante Perla Lucente. Così almeno che le persone siano ancora più invogliate di prendere Legende Pokémon. Dai una luna di Vero, mistero con vero. Arceus, secondo me. Sarebbe bello fare un episodio, diciamo, breve, in cui dai la luna di mistero, dici. E poi alla fine ci sarà scritto: per approfondire il resto, compra Leggende Pokémon. Comunque, Vero. mi piace, interessante. Penso Vero, che molto sarà molto interessante. interessante per davvero. E beh. Come detto, vedrò poi come, diciamo, che cosa fare. Io comunque adesso direi che adesso sto video qui lo stoppo. E poi forse domani lo monto. Poi vedo come Vero. farlo. E quindi direi che andiamo a metterci Sì. tutto e ci vediamo. E Filippo Lucas 027 è tutto. noi ci vediamo al prossimo video.